Ciao ragazzi, allora, in questo video che ho provato a caricare miliardi e miliardi di volte, ora speriamo che ce la faremo stavolta, volevo parlarvi della mia esperienza con Estée Lauder. Allora, come alcuni di voi sanno, praticamente da martedì a domani mattina, domani pomeriggio, alla Coin a Via Cola di Rienzo stanno facendo un, diciamo, corso di scuola di make-up. Io sono andata martedì mattina, il primo giorno. Come make-up artist dell'Estée Lauder c'era un make-up artist che veniva da Milano. Non era un corso a pagamento, ed era praticamente un corso dove abbiamo fatto la fase di struccaggio e di trucco veloce. Diciamo un trucco che uno praticamente fa quando non ha molto tempo. Come spiegazioni, disponibilità alla risposta delle domande, tutto molto positivo, perché comunque è stato molto chiaro nelle spiegazioni, eccetera. L'unica cosa che, secondo me doveva essere detta fin dall'inizio, era che tutto questo, diciamo, tutta questa cosa era stata fatta in funzione di far acquistare i prodotti della linea nuova dell'Estée Lauder. Ora, non è che perché non li volessi comprare, per carità, perché sono prodotti buonissimi, li abbiamo provati, erano veramente una cosa fantastica. La cosa negativa secondo me è che erano proprio incentrati proprio a farvi comprare i prodotti e secondo me è una cosa negativa, cioè perlomeno potevano benissimo dare dei campioncini e se c'era una cosa, due che magari interessavano maggiormente li potevi comprare, altrimenti ti potevano dare dei campioncini mini size, quelli che praticamente ci hanno fatto usare durante la prova. Questo non è stato fatto e secondo me è stato un errore da parte dell'Estée Lauder, però non posso dire insomma che è stata una brutta esperienza, anzi come esperienza è stata buona, diciamo, mi è piaciuta e è stata anche interessante. Vi dico che allora iniziamo con le fasi di struccaggio. Vi dico un po' quello che sono state le informazioni. Allora, innanzitutto struccaggio, loro ci hanno fatto struccare con uno struccante per occhi e uno struccante per il viso. Allora, struccante per occhi, loro ci hanno spiegato che lo struccaggio dell'occhio deve partire dall'alto e andare verso il basso. In questo modo il mascara viene levato e le ciglia non si rovinano. Lo struccaggio del viso deve partire dal centro e andare verso l'esterno. Dopo questa fase di struccaggio viene passato il tonico picchiettandolo sul viso e poi ci hanno fatto applicare un siero prima della crema. Il siero che ci hanno fatto applicare era un siero che diciamo rendeva la pelle molto molto sedosa, era molto buono, così come la crema. Successivamente siamo passati alla fase del make-up. Allora, su di me hanno fatto un make-up semplice perché è stato praticamente uno smoky molto classico. Come prima cosa ci hanno fatto applicare il contorno occhi, sempre picchiettandolo, nella parte, diciamo, qui dell'osso, non proprio sotto l'occhio, ma nella parte dell'osso, picchiettandolo. Successivamente abbiamo applicato sempre il correttore sempre nella stessa zona, quindi sempre nella parte dell'osso dell'occhio e su tutto l'occhio, diciamo, sia sulla palpebra mobile che su quella fissa. E l'abbiamo steso picchiettandolo. Poi il fondotinta. Allora, loro ci hanno fatto utilizzare un fondotinta liquido che l'abbiamo applicato con la spugnetta, partendo prima mettendo il prodotto sul dorso della mano e poi con la spugnetta preso e picchiettato, partendo sempre dal centro andando verso l'esterno, in questo modo qua. In questo modo qua. Successivamente la cipria. La cipria ce l'hanno fatta prendere praticamente in questo modo, quindi dall'alto verso il basso e poi picchiettata, non stesa in questo modo, ma picchiettandola sul viso.
Successivamente gli occhi. Allora, loro ci hanno fatto utilizzare delle matite che unite, diciamo, al loro correttore si sfumavano molto più velocemente. Sono fatta applicare questa matita, non di punta, ma diciamo di piatto, e ce l'hanno fatta appunto sfumare con il pennellino. Successivamente ci hanno fatto applicare, mi hanno fatto applicare perché fondamentalmente l'hanno fatto su di me. Mi hanno fatto applicare un ombretto sul pesca e il mascara. Il mascara è stato fatto ad applicare dopo aver applicato una sorta di primer sulle ciglia. Entrambi li hanno fatti applicare prima sopra le ciglia e poi, quindi dall'alto verso il basso delle ciglia e poi dal basso verso l'alto. Le labbra mi hanno fatto applicare una matita come contorno labbra, prima disegnando l'arco di Cupido e la parte centrale del labbro sotto, e poi partendo dall'esterno andando sempre verso l'interno, altrimenti la matita avrebbe sfumato verso l'esterno e avrebbe sbavato, e quindi saremmo stati costretti a fare questo, come di solito si vede fare a moltissime persone. Successivamente è stato fatto scegliere se mettere il rossetto o lucida labbra. Io ho messo lucida labbra e è stato fatto mettere picchiettandolo, non stendendolo, altrimenti la matita che era stata applicata precedentemente sarebbe svanita. Poi la terra. Allora, la terra è stata fatta applicare prima qua sullo zigomo, quindi così, dopodiché facendo un 3 e una L che loro ci hanno spacciato come fate la E di Estée Lauder e la L di Estée Lauder. Vabbè, questa era una trovata proprio così. Comunque, e questo era praticamente tutto quello che ci hanno detto. Ora, io non lo so, cioè, nel senso, magari per chi è alle prime armi o comunque non conosce è molto bella questa cosa, perché comunque fanno vedere tutte queste cose, tutti questi accorgimenti. Però diciamo che per me mi aspettavo forse qualcosina in più, devo dire la verità. Però cioè, alla fine è stato positivo, nel senso che i prodotti, a mio parere, li ho provati tutti. Quelli che c'erano e erano molto 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 buoni. Solamente che ovviamente l'Estée Lauder non è una marca che vanta prezzi economici, di conseguenza non ho preso assolutamente niente. Se qualcuna di voi di Roma è andata in questi giorni e diciamo vuole dare il suo contributo riguardo a questa esperienza, mi può lasciare un commento qui sotto in modo tale che anche le altre ragazze se lo ritrovano e possono trarre conclusioni, perché questo ovviamente è il mio parere, poi magari ci sono state altre ragazze che si sono trovate bene, quindi questo è il mio parere personale. Poi,